Ciao a tutti, volevo parlarvi un po' di questo attacco missilistico che gli Stati Uniti hanno condotto contro la base aerea ad Homs in Siria. Ci sono moltissimi tipi di considerazioni che si potrebbero fare su questo attacco, a partire da Trump, da come è cambiata la sua politica, dalle reazioni in America a questo attacco, poi certamente alle reazioni internazionali, come hanno reagito gli altri paesi, soprattutto occidentali. E io invece però, magari lo faremo questo in qualche altra puntata, però intanto io volevo commentare un attimo la Siria stessa, cosa succederà secondo me adesso. Secondo me, questo è un dato di fatto, che questo attacco è stato ben visto in Siria da parte delle opposizioni, da parte dell'ISIS sicuramente, ma anche dei ribelli moderati, che sono quelli che avevano denunciato questo attacco chimico. E se, come io sono del tutto convinto, questo attacco chimico è stata soltanto una messa in scena dei ribelli cosiddetti moderati per provocare sdegno internazionale e infine un intervento armato delle potenze occidentali, beh, allora possiamo dire che è stato un successo. Ma quello che è ancora più terribile è che, secondo me, nei prossimi giorni vedremo ancora questi attacchi chimici. Verrà come al solito accusato Assad di averli compiuti. E perché li vedremo? Beh, perché è chiaro, i ribelli hanno visto che la strategia funziona, quindi la ripeteranno. Non potendo sconfiggere Assad sul lato militare, provocheranno questi incidenti, saranno loro stessi a usare gas o comunque queste armi chimiche sui civili, o anche se non ce l'hanno, ma rifaranno finta, perché non è neanche detto, non è neanche certo di quello che è successo. Se guardiamo i video, tra l'altro, di come sono state trattate le vittime, vediamo che gli operatori, come si chiamano, i caschi bianchi, quelli che soccorrevano le vittime, erano senza guanti, erano coi sandali proprio sul luogo dove era caduta, secondo loro, la bomba con le armi chimiche, quindi qualche dubbio c'è. Ma vabbè, vedremo di questi attacchi ancora, perché i ribelli non vogliono perdere l'impulso, diciamo, occidentale. Batti il ferro finché è caldo. Trump è una testa calda, o meglio, forse non lui, ma comunque è circondato da guerrafondai che non vedono l'ora di intervenire, e quindi i ribelli, questo lo sanno benissimo, continueranno a pubblicizzare questi attacchi, a farne altri, e con la speranza che gli Stati Uniti e le potenze occidentali intervengano sempre più pesantemente contro Assad, portando infine alla sua rimozione, destituzione. È un tranello a cui noi stiamo cadendo proprio come dei, come si dice, delle pere mature, perché la reazione occidentale che vedo io è che sono tutti entusiasti di questo attacco missilistico. C'è chi dice che è troppo poco, come Erdogan, ma ecco, il mio timore è che le cose non si quieteranno proprio per niente, e anzi la situazione diventerà sempre più calda, e io credo anche mo molto presto. Va bene, vi saluto, buona giornata a tutti, ciao ciao.